Mister Fabio Fossati, allora un esordio casalingo in Serie D vincendo contro la Sanremese sicuramente è un risultato storico che dà tanta fiducia a tutto l'ambiente, un gran biglietto da visita per tutte le squadre del girone. Sì, molto soddisfatto, un grandissimo primo tempo, un secondo tempo di grande sofferenza, ma mai domi, mai rassegnati, sempre con la voglia di provare a fare il 2-0. Se loro avessero pareggiato nessuno gridava lo scandalo perché hanno fatto un ottimo secondo tempo loro, però anche noi su ripartenza abbiamo creato due o tre situazioni dove si poteva andare sul 2. E quindi sono soddisfatto, soddisfatto perché era una partita difficile, importante, la prima nel nostro stadio. C'erano mille aspetti che questa vittoria la rendono ancora con un sapore ancora più bello. Fondamentale anche il contributo di chi è subentrato nella ripresa. I giocatori hanno retto benissimo fino al 90esimo e hai dovuto effettuare solamente due cambi dei 5 a disposizione. Sì, la squadra ha lavorato alla grande, sono stati capaci di soffrire, di sacrificarsi. Siamo arrivati in fondo con un paio di elementi, abbiamo messo dentro due che hanno dato un grandissimo apporto in un momento difficilissimo, cruciale, e quindi sono convinto che anche gli altri poi potranno dare un grosso contributo. E la rosa è abbastanza completa, aspettiamo anche il rientro di alcuni infortunati per poi avere tutte le frecce disponibili nell'arco. Siete riusciti a limitare bene la Sanremese in tutti gli aspetti, corsa, grinta, determinazione e soprattutto non avete dimostrato un pochino di paura magari che ci si poteva aspettare contro una squadra che è considerata tra le favorite alla vittoria finale. Sì, questo è un altro aspetto che mi dà grande soddisfazione, sul quale avevamo ragionato durante la settimana di giocarcela perché aspettare che poi potesse uscire fuori qualcosa casualmente, secondo me è sempre non è un messaggio che mi piace dare, quindi anche la formazione carica di tutti i miei puntero e di tutti i giocatori più offensivi, sicuramente era il segnale che volevo dare ai ragazzi di un coraggio, quello di andare a vincere la partita, e i ragazzi sono stati stupendi perché hanno interpretato alla grande tutti e due i tempi, uno più gagliardo, ma l'altro giocando in grande sofferenza, venendo fuori e resistendo e portando a casa una vittoria stratosferica.